Tra un pomati giovanissimo, c'è ancora. Eccolo lì, guarda i pomati. Ma possiamo dire su questo tavolo chi si è seduto di fronte a questo simbolo che è stato un simbolo storico per Imperia, per lei? Sì, tant'è vero che, come sapete, la lista a Imperia si chiama Forza Imperia, perché Berlusconi non ha voluto dare il simbolo di Forza Italia. Poi io ho smesso sta polemica non mi piacciono, ma se avete visto a Bordighera c'è il simbolo originale, Forza Italia Berlusconi, a Lassio, a Sesti Levante, in tutta Italia. Lì c'è il simbolo che a me va bene così, Forza Imperia. Forza Italia è questo qua. Ma il simbolo originale, questo qui è quello della bandiera, ma il simbolo originale qui non c'è, perché poi lo facemmo, il simbolo originale, che è quello attuale, con scritto Berlusconi, e Berlusconi non voleva, e nessuno di voi ci può credere che Berlusconi non volesse. Berlusconi non voleva il nome Berlusconi sul simbolo. Invece uno può pensare, è lui che l'ha voluto, perché non c'era in nessun altro partito. Dopodiché ce l'hanno messo tutti. Adesso tutti c'erano il nome. Chiunque. Sì. Riconoscete un po' di faccia, voi hai detto? Se vi interessa, come la giovane Berlusconi. Eh sì. È vero, tra meno cappello. Sei il primo congresso? Sì, a Sagra. E questo qui fu questa sfilata di... Ve ne ricordate questa sfilata di Roma? Più... sì, poi c'era... Che poi c'erano meno tasse per Totti. Sì, a Roma avevano riempito, meno tasse per Totti. E questo qui fu la sfilata per Milano. La loggia. Sì. Qui stiamo entrando in casa del Duomo. La loggia fece il... al primo congresso provinciale. Mancuso, ve lo ricordate? Mancuso, sì. Che ha visto della giustizia, perché era la pietra della Cassazione. Se mi avete sentito, ascoltato e compreso. Così vedrete, dopo le elezioni, la seconda sfilata come sarà.